Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Si va giù pesante, mercati in flash crash generalizzato, Nasdaq quasi impazzito, lo vedremo tra un poco. Si sono accorti forse che le quotazioni relative agli indici americani sono praticamente senza senso. Si sono accorti di questa cosa i mercati o semplicemente hanno stornato un po' come dovrebbe essere. Ma pesante, vanno giù anche i mercati delle criptovalute, ne avevo già parlato mercoledì nel video precedente, quando Bitcoin aveva iniziato a dare segnali di perdita di quelli che erano i livelli di supporto, stava iniziando ad affondare, ha fatto poi il resto nella giornata di ieri, ma soprattutto le altcoin, boom, proprio giù pesante. Ragazzi, è anche vero che i mercati cripto sono un po' standard per queste cose, quindi siamo un po' abituati a vedere queste oscillazioni, ma su Bitcoin non è del tutto così. Mentre sui mercati delle altcoin, queste oscillazioni a doppia cifra, meno 15 più 15, ci possono ancora stare. Su Bitcoin, nell'ultimo anno in particolar modo, oscillazioni dell'entità del 10% non sono poi così tanto comuni, e quindi in pratica vanno considerate come effettivamente dei cambi di direzione, quantomeno nel trend di breve periodo. Ma oggi parliamo di un discorso, ragazzi, perché mi sono arrivate una serie di messaggi, una serie di mail. Molti di voi mi hanno scritto anche in Academy, tantissimi, perché ovviamente la domanda è sempre la stessa: come facciamo a gestire le fasi di ribasso? Quali sono i miei tips, i miei consigli, ragazzi? Ve ne do tre oggi e dovete applicarli, potete applicarli, diciamo, per migliorare questa situazione e magari fare un po' di sogni tranquilli. Primo punto fondamentale: quando i mercati crollano, ragazzi, controllate le emozioni. È un errore comunissimo, è un errore impossibile da evitare, oserei dire, ragazzi, per chi effettivamente non è a conoscenza. L'unico modo di evitare questo problema è sapere che durante le fasi di ribasso, di crescita del mercato, la nostra attività di raziocinio viene compromessa dalla parte emotiva. Quindi, se andiamo a rispondere agli impulsi emotivi che abbiamo sui mercati, non seguiamo le strategie, non seguiamo il trading plan, non seguiamo i nostri obiettivi che dovevamo aver impostato, ragazzi, quando fate una strategia di investimento, dovete ragionare sempre sugli obiettivi. È una domanda che io faccio sempre a tutti i miei iscritti all'Academy, è una domanda che puntualmente genera una serie di fastidi barra generalizzati, idee, insomma, confusione. Perché? Perché avere gli obiettivi chiari, ragazzi, è il punto principale di ogni strategia. È quello che vi protegge quando avvengono dei crash, quando avvengono dei momenti in cui il mercato non va dove era sperato. Allora, a quel punto, cosa si fa? Cosa si va a fare? Ci sono quelli classici che mettono la testa sotto la sabbia, tanto poi ritorna a salire e fanno finta di niente. Certo, spesso è così, ma quella volta che non è così, ragazzi, addio sogni di gloria. Quindi, lato emotivo da controllare. Non siate emotivi, non fate la persona emotiva impaurita che reagisce per togliersi il groppo dallo stomaco, quella sensazione di ansia. Va a chiudere tutte le posizioni sbagliando, magari perché non rispetta la propria strategia. Quindi, quello che vi posso dire è: rispettate la strategia che avevate inizialmente. Rispettatela, ragazzi. Se non avevate una strategia iniziale ben definita, a quel punto dovete ragionare su questa fase come una fase di insegnamento, perché vi può dare tanto insegnamento. Forse il costo da pagare, magari uno stop, una perdita leggera, può essere anche inquadrato come il miglior costo di formazione che il mercato, il learning by doing, vi sta dando. Quindi utilizzate questa fase per imparare a operare sui mercati finanziari. Un po' fuori allenamento perché nel periodo estivo non mi alleno, ragazzi, però dovrei fare così, non ho neanche la mia kettlebell per dire. Qual è il secondo errore che si fa davanti a un crollo dei mercati? Il secondo errore è fare macho man. Macho man, diciamo, potrebbe essere un po' difficile da comprendere nella sua entità, però in realtà significa: vado di forza, azione, reazione contro il mercato. Ah sì, il mercato mi è andato contro, ho perso, raddoppio la posizione, compro il doppio, vado contro il mercato. Azione, reazione, ragazzi, è una delle azioni più comuni insieme a quella della paura,
quindi il suo opposto in pratica, che avvengono in questi momenti di mercato. Assolutamente peggio di quella di prima, non la fate assolutamente, ragazzi. Cioè, non andate a comprare perché i mercati secondo voi sono scesi troppo, non andate a fare invece la vendita short al primo pullback perché potrebbe essere sbagliato e perché non state applicando nessuna strategia, state solo reagendo da un punto di vista emotivo a quello che è stato uno schiaffo che il mercato vi ha dato. E poi ricordatevi sempre, ok, voi potete aver fatto 2000 chilometri di marcia, muscoli, e dire basta, siete i più grandi bodybuilder del mondo, ma ragazzi, i mercati sono più forti di tutti perché è una massa proprio enorme di persone. I mercati vi schiacciano, dovete sempre seguire il trend, sempre seguire il trend. Magari anticiparlo qualche volta non è male, andando a fare magari degli acquisti oculati su delle fasi, magari anche di ribasso, come potrebbero essere queste. Magari tra poco guardiamo un po' di grafici e andiamo anche a ragionare su questa cosa. Ma ricordatevi, non fate macho man contro il mercato nelle fasi di ribasso, non vi fate prendere da questa forza di reagire per dimostrare di essere supereroi, perché il mercato vi schiaccia, vi fa male pesante. Attenzione, ok? Terzo e ultimo consiglio, poi passiamo a guardare un attimino i grafici, giusto così, poi li guarderemo meglio settimana, è quello che secondo me è più importante da fare per controllare quelle che sono le reazioni che vi ho spiegato prima. Andate a fare zoom out del grafico, andate a guardare il mercato dall'esterno, più dietro. Ragazzi, se siete su un time frame a un'ora, spostatevi a quello settimanale, perché così facendo andiamo a guardare e a contestualizzare questo crash di mercato che c'è stato ieri in base a quello che effettivamente è, cioè non a quello che noi abbiamo vissuto nel momento, che magari può essere stato visto come un crollo, insomma, del mercato. Andiamo a guardare il grafico con uno zoom out, ragazzi, quindi all'esterno, andiamo a vedere effettivamente questo flash crash cosa ha modificato, cos'è cambiato realmente, su quali mercati. Ora lo andiamo a fare sia sul mercato delle criptovalute, sia su Bitcoin e sui mercati hold, ragazzi, per farvi capire Nasdaq ed S&P 500 se effettivamente hanno subito realmente una modifica o meno da questo flash crash, che cosa in effetti è cambiato o meno, e andiamo a vederlo sui grafici. Spostiamoci velocemente, allora, ragazzi, davanti, dietro di me, anzi non davanti, dietro di me. Questo è il grafico di Bitcoin. State già vedendo una possibile visione ciclica che ho già condiviso nell'Academy, le ho già spiegato, ne ho già parlato anche questa mattina, ma ne parleremo con voi anche lunedì nel consueto video, ragazzi. Allora, quello che è successo è stato che Bitcoin ha polverizzato il livello di 11.000, come vi avevo detto nel video di mercoledì. Attenzione, perché se questo livello non tiene, vi ho detto, il mercato andrà giù velocemente e pesantemente, perché durante la stessa giornata qualcuno dice ok, questo livello di supporto non ha tenuto, vendiamo, chiudi, perché è pericoloso. In effetti così è stato. Poi diritti alla qui è indicato resistenza perché era ancora vecchio, diritti al livello di supporto di medio, che era quello a 10.005. Qualcuno di voi me l'aveva chiesto anche nella chat di YouTube, nei commenti YouTube, vi avevo anche indicato, insomma, questo 10.005 come punto di supporto, ci sta appoggiando, ma l'ha rotto in realtà nella giornata di ieri. Quali sono gli altri livelli? 9.8, 9.5, ragazzi, questo che è il livello di pullback di questa vecchia fascia di barra di congestione lunghissima che il mercato aveva tenuto dentro. Allora, è cambiato qualcosa se facciamo questo zoom out su Bitcoin? Ragazzi, al momento non è cambiato niente da un punto di vista di analisi tecnica, perché se andate per esempio a disegnare un trend in questo momento di questa fase, vedete che sì, ok, se unisco perfettamente mi risulta che il canale rialzista di Bitcoin sia stato tranciato, però ragazzi, vi faccio capire come questa cosa è sbagliata farla così, perché se andiamo poi al canale rialzista non è così. Questi canali, insomma, funzionano sempre poco sul mercato, perché il mercato assume sempre più valenza ciclica piuttosto che seguire questi andamenti di natura geometrica. Fatto in questo modo, segue più andamenti di natura ciclica, quindi in sostanza, ragazzi,
ragazzi, è come se io dovessi andare a ridurre questa pendenza leggermente, sarebbe meglio disegnare appunto un ciclo. Quindi tutto sommato io direi che una area di oscillazione di trend che può essere definita con una linea del genere, ma vi ripeto, è meglio farla da un punto di vista ciclico, non è stata toccata. Quindi questo ribasso al momento non modifica il ragionamento di medio-lungo periodo di Bitcoin, intendo lungo periodo fino alla fine dell'anno, ragazzi, però delle cose le fa. È intanto uno dei peggiori ribassi degli ultimi mesi, ragazzi. L'ultimo così di questa entità lo abbiamo avuto intorno a maggio, quindi subito dopo la situazione Covid. Questo è un ribasso importante, quindi intanto va considerato, perché potrebbe essere difficile per Bitcoin, visto il discorso di questa resistenza, riportarsi nuovamente in area di 12.100 e romperla, a meno che non riparta un nuovo ciclo. Ed è quello che mi aspetto e potrebbe diciamo arrivare. Ve l'avevo detto già nel video di mercoledì, ma lo riprendo. Andiamo lunedì perché facciamo il quadro della situazione, in quanto il mercato è andato a fare la perfettamente questa close ciclica di cui vi ho parlato mercoledì, quindi ci ha dato la direzione giusta e quindi ha detto ok, io vado in close. Attenzione qui adesso, o riparte un nuovo ciclo secondo la via di Bitcoin oppure si segue quella di Ethereum, che secondo me potrebbe essere la soluzione un pochettino più coerente con una serie di dati, ma lo vedremo lunedì. Non vi svelo niente, ragazzi, su questa cosa, ma andiamo a vedere invece S&P 500 e Nasdaq 100. Ok ragazzi, un crash bello bello duro per quanto riguarda il mercati americani. Questo S&P 500 lo vediamo in questo momento, però vediamo anche un'altra cosa, ragazzi. Ok, se io vado a guardarmi il dato a un'ora, magari insomma risulta un po' pesantuccio, no, per un mercato come quello americano, dopo mesi insomma di salita, un ribasso di questa entità sicuramente è di grande valenza. Tra l'altro sembra stia nel tentativo di disegnare uno dei famosi pattern ABC, che insomma porterebbe a un nuovo minimo probabilmente a oggi o inizio settimana prossima, visto che oggi è venerdì. Ma andiamo appunto a fare questo che vi ho detto, cioè a zoomare out il grafico per vedere se effettivamente è cambiato, e vediamo che stranamente, ragazzi, sull'S&P 500 con un time frame daily non è cambiato praticamente nulla, ma nulla, neanche nel breve. Cioè non abbiamo un cambio, ragazzi, di trend neanche nel breve periodo, perché se andiamo a fare di nuovo il nostro grafico trend line, ok, TradingView come sempre, ok, me lo fa disegnare, ok, ci riusciamo. Vedete che in sostanza abbiamo un andamento di trend tutto sommato non modificato. Siamo ancora lontani anche dalla media mobile a 50 periodi, ma anche se io la utilizzo a 20, siamo in pratica vicini a questa media mobile. Vedete, ci si siamo poggiati sopra, quindi in sostanza il mercato è ancora sul suo trend anche nel breve per quanto riguarda S&P 500. E quindi in sostanza, vedete, lo zoom out vi dà un'indicazione, non è cambiato nulla. Però non siamo neanche così ciechi, andiamo a dire benissimo, questa qui è sicuramente una close di un ciclo che è simile a quello che abbiamo visto qui, ragazzi. Vedete, quello che abbiamo visto in questo punto, che era stato l'ultimo da 90 giorni, il 15 di giugno, e questo sembrerebbe proprio esattamente il suo speculare, ragazzi. Vedete, questa è la struttura ciclica che l'S&P 500 sta seguendo e che in questo momento potrebbe dare anche a noi una bella indicazione di un'idea. Benissimo, aspetto qualche giorno, ma una reazione tutto sommato, perché no, potrei anche decidere di rientrare long su questo mercato proprio da un punto di vista di trading. Andiamo poi a vedere invece Nasdaq, che è stato più debole. Nasdaq ha dato una bella botta al mercato, ma Nasdaq, ragazzi, è sui massimi storici, su una super bull run che non finiva più, e insomma ci sta anche questa cosa. Ma andiamo a capire ancora una volta, è stato modificato il trend? È inutile che vi faccio lo stesso ragionamento che abbiamo visto già su S&P 500, non c'è alcuna modifica di trend per quanto riguarda
Nasdaq 100. Se andiamo a disegnare anche qui la struttura ciclica temporale come abbiamo fatto su S&P, ricordiamo, diciamo, vediamo come quasi sia programmata, ragazzi, nella giornata del 7 settembre una scadenza ciclica praticamente identica alla precedente. Verrà rispettato o meno, eccetera, ne parleremo nella prossima settimana. Andremo a vedere quello che potrà accadere, perché la prossima settimana potrebbe essere in effetti una settimana di grandi operazioni, grande operatività. Io ovviamente ho i mercati sotto tiro, ragazzi. Probabilmente ci sarà un legame anche S&P 500 Bitcoin, quindi i mercati cripto continueranno un po' a guardare anche all'America per vedere cosa fa. È finita la giostra, ci avviciniamo a novembre. Ancora i grafici non dicono questo, anche se il ribasso c'è stato. Bene, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questi trucchetti. Vedete come come cambia, diciamo, tutto guardando i grafici, come si chiariscono le idee e come si prendono poi posizioni che sono di natura razionale, non emotive. Abbiamo eliminato la paura, abbiamo eliminato la reazione da macho man e abbiamo capito quello che c'è da fare sui mercati finanziari, quantomeno sul Nasdaq ed S&P 500. Fatemi sapere cosa state facendo voi nei commenti, mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao, buon weekend.